caro saluto a tutti, eccomi qua, come vedete ci sono ancora e ci sono come segretario generale nazionale del sindacato Unione Sindacale Italiana Carabinieri. Quindi, come vedete, tutti quelli che pensavano che io, andando in pensione, avessi finito anche la mia attività sindacale, ancora una volta hanno sperato male e hanno perso. Io sono ancora qua perché la legge me lo consente, e fin quando la legge me lo consentirà e fin quando il direttivo e gli iscritti me lo consentiranno, io resterò ancora nelle fila di questo grande e importante sindacato. Bene, perché faccio questo video? Perché ieri è stata una giornata molto, ma molto importante. Il comandante generale ha incontrato per la prima volta tutti i sindacati iscritti all'albo, ne era assente solo uno per propria volontà, e con questi ha tracciato le linee guida del futuro, del prossimo futuro. Quindi ci siamo confrontati, 2 ore di confronto, molto importante, in alcuni momenti anche acceso, sempre nel rispetto delle parti. Il comandante generale, nel suo discorso introduttivo, ha chiesto collaborazione ai sindacati, ci ha fatto fare un breve briefing sia dal capo ufficio affari giuridici, dal capo ufficio rapporti con la rappresentanza sindacale, dal comandante del CNA. Quindi 3 brevi briefing che ci hanno spiegato sommariamente come quelli che sono i tempi ancora da attendere, che sono brevi. I tempi sono brevi principalmente per volontà del ministro. Il ministro della difesa sembrerebbe che voglia rispettare i tempi che questo governo si è dato, ovvero entro il mese di dicembre. Entro il mese di dicembre, quindi, dovrebbe, massimo i primi mesi del nuovo anno, dovrebbe chiudere la rappresentanza militare ed avviare questa nuova era che è l'era sindacale. Ecco, il primo argomento che abbiamo trattato è il diritto di assemblea. Come sapete, la rappresentanza militare gira per i comandi, ma non può incontrare il personale se non libero dal servizio. I sindacati invece, già fin da subito, quelli iscritti all'albo, a prescindere dalla rappresentatività, possono organizzare delle assemblee e a cui possono partecipare sia gli iscritti a quel sindacato, sia gli iscritti ad altri sindacati, o anche coloro che non sono iscritti e che vogliono ascoltare. Sono assemblee che sono svolte per servizio e ogni carabiniere d'Italia ha 10 ore a sua disposizione. Ora uscirà una circolare esplicativa del comando generale e noi sindacati dovremo concordare con i comandanti di regione i luoghi e i posti delle assemblee, e poi sarà tutto un divenire e vedrete quante novità potrete apprendere dai nuovi sindacati, quantomeno avrete la possibilità del confronto tra un sindacato e un altro, di quello che offre, di come lo offre, di quello che dà e di come lo dà. Noi su questo, come Unione Sindacale Italiana Carabinieri, non temiamo concorrenza, perché quello che riusciamo a dare noi, i servizi, e per come ci siamo strutturati noi, beh, gli altri ne devono ancora fare di strada. Il comandante generale ci ha chiesto confronto e collaborazione. Noi abbiamo richiesto, per attivare questo, se vuole veramente confronto e collaborazione per il bene del personale,
dobbiamo fare incontri più frequenti e occorre che lui, attraverso i suoi uffici, deve dare risposte alle nostre domande, ai nostri quesiti. Cosa che oggi avviene in modo, diciamo così, molto superficiale. Ecco, come diceva un collega sindacalista, la materia non è di vostra competenza. E come ho ribadito io, il problema, anche se non di competenza, resta pur sempre un problema. Una risposta può non essere data, ma comunque il problema va affrontato e risolto. Ecco, io questo personalmente ho chiesto al comandante generale, a prescindere dalla risposta, tanto la soluzione la si vede sul campo, te la comunicano i colleghi. Quindi questo è anche che il comandante sembrerebbe valuterà positivamente, ecco, si è riservato di decidere. Però ovviamente la non collaborazione o da parte nostra o da parte del comando generale porterà sicuramente alle camere di conciliazione. La camera di conciliazione o il TAR è una sconfitta per tutti, perché non si può dire a un giudice amministrativo, non si può dire a una camera di conciliazione per poter risolvere il problema di un collega. Noi lo sappiamo che i problemi sono tanti, noi sappiamo che la realtà sindacale è nuova e quindi ha bisogno di rodaggio. Noi come Unione Sindacale Italiana Carabinieri veniamo da un'esperienza di rappresentanza militare, quindi per noi il passaggio è meno doloroso rispetto ad altri. Abbiamo confronti continui con i sindacati di polizia e con i sindacati del pubblico impiego e del privato. Quindi ci siamo strutturati per essere proprio pronti al giorno delle assemblee e ne vedrete delle belle. Ecco, mi auguro che quando cominceremo con le assemblee voi parteciperete anche per sola curiosità, ecco, e vedrete tutti i servizi e tutte le iniziative e tutte le tutele che noi abbiamo già in essere per voi. Con questo vi saluto tutti i miei detrattori e gli riconfermo, io sono ancora qua. Un caro saluto a tutti.